settimo minuto di gioco, 2-1 per l'Atletico Viareggio, al gol di Adekombo ha pareggiato Bastianelli, e ancora Bastianelli porta 2 il vantaggio dell'Atletico Viareggio. Lazzareschi conquista un calcio d'angolo. Calcio d'angolo di Stella, palla a Galli, ancora Galli, rimette al centro, fischia, esce il portiere, calcio di punizione. Il tiro di Bastianelli, deviato in calcio d'angolo dal portiere Conzane. Pareggio alla mezz'ora del Trebesto. Stella si appoggia, cross in aria e respinge, riprende Daniele Galli. Daniele Galli al 35esimo, ancora Galli, il tiro sul fondo, 2-2. Appoggia per Bastianelli, il tiro salvato dal portiere, 2-2. Siamo al 40esimo, c'è un calcio di punizione a 2 in area per il Trebesto. Tutto pronto per l'arbitro. Il tiro e la rete, c'è il vantaggio del popolare Trebesto al 40esimo. Terzo minuto del secondo tempo, Daniele Galli alla battuta, la palla spiove in area, la fintano tutti e poi è entrato Giannecchini che sigla il 3-3. Siamo nei minuti di recupero, calcio di punizione, il colpo di testa di Manfredi parato dal portiere. 3-2 per la popolare Trebesto qui al campo Martini di Viareggio. Ancora un'azione personale di Galli. Galli, ancora Galli, mette dietro per Bastianelli. Il tiro e la parata a terra. 3-3. Il lancio su Adekombo. Il tiro sul fondo. Mazza lungo per Anzani, il tiro deviato in angolo. 15esimo della ripresa, il risultato è di parità 3-3. Con calcio di punizione, Daniele Galli alla battuta, palla spiove in area e c'è la rete, però annullata per fuorigioco. C'è il gol del 4-3.
colpo di testa di Mazza che spiazza il portiere. Siamo intorno alla mezz'ora, c'è un calcio di punizione per la Trebesto. La respinta della difesa, riprende ancora Adekombu. Sarasa vince 2-0. È l'attacco il Trebesto. Il cross in aria, respinge, riprende il numero 13. Il tiro e la parata a terra. Libetti. 4-3 Viareggio. Siamo con Daniele Galli. Ciao a tutti. Allora, una partita combattuta, vinta. Sì, vinta, però insomma all'inizio ci avevano messo un po' di sofferenza. Ci avevano messo lì e noi siamo partiti un po' troppo leggeri. E poi piano piano anche nel secondo tempo ci siamo ripresi, però insomma non è stata una partita facile, anzi complimenti a loro, al pubblico, è sempre molto bello giocare contro di loro. È sempre un pubblico pittoresco. Pittoresco, sì, bravi bravi. Siamo qui con mister Belardi Davide della Trebesto, allora una partita che siete passati in vantaggio, poi... E siamo passati in vantaggio, noi siamo venuti qua con mille difficoltà, purtroppo è stata una stagione molto sfortunata, abbiamo fatto una rosa da 30 giocatori, ora ci siamo trovati a giocare le partite in 12 e sapevamo che sarebbe stata difficile. Il nostro portiere oggi è il centrocampista centrale, perché abbiamo avuto, a cui hanno dedicato i nostri tifosi diversi cori, un infortunio di tibia e perone del nostro portiere, e l'altro portiere è stato espulso sabato scorso, quindi giocavamo con un centrocampista in porta. Non ci aspettavamo niente, siamo venuti qua con coraggio, abbiamo affrontato una grande squadra e alla fine il risultato ci ha penalizzato, ma siamo comunque contenti che siamo usciti a testa alta da qua. Con un pubblico così al seguito fa piacere. Sì, è quello che ci contraddistingue e continueremo a avere sempre. Andiamo avanti.